Senti, allora, playoff di Eurolega contro Rivas, sono state queste partite contro Umbertide, Orvieto, un po' tra virgolette, no, di avvicinamento, diciamo. Sì, sarà di sicuro un'altra partita perché Rivas è una squadra d'Eurolega che ha l'abitudine di giocare ogni tre giorni come noi e che ok, abbiamo l'avvantaggio del campo, però non giochiamo contro una squadra scarsa. Madrid è una buona squadra, allora dobbiamo giocare un basket quasi perfetto, perché se sbagliamo una cosa contro una squadra così e due punti subito dall'altra parte del campo. Senti, c'è questo strano incrocio di destini che Schio ha giocato l'anno scorso a Istanbul in Eurolega contro Madrid, tu con Taranto l'avete incontrata nel giorno di qualificazione, non è però lo stesso Madrid dell'anno scorso, diciamo. Sì, non è lo stesso Madrid e io non voglio parlare dell'anno scorso perché con Taranto non abbiamo passato neanche il primo giro. E io non ho mai giocato della mia vita al Final 8, è una cosa che voglio fare e dobbiamo passare per Madrid, allora speriamo di fare veramente due partite, forse tre, di buona qualità, perché è veramente una cosa che voglio fare. Mi hai bruciato la domanda perché volevo chiederti, nella tua carriera internazionale ti manca sì, questa... Sì, mi manca solo questo, è vero che in Eurolega non sono mai andata molto avanti. Con Taranto due anni fa abbiamo passato l'ottavi di finale, però c'era il Final Four e non il Final Eight. Però una cosa che voglio veramente fare, sì. Senti, partita perfetta che si fa con difesa serratissima sì, e attacchi. La difesa è un punto, ma c'è anche l'attacco, perché sì, non facciamo canestro dall'altra parte, cioè dobbiamo fare una partita completa in difesa ma anche in attacco. Quanto conterà il sesto uomo in campo pubblico? Ah, ma tanto. È vero che ieri, è una situazione, c'era la San Valentina, non lo so se c'era altra cosa, però dividere questo campo con metà vuoto fa un po' senso. Sì. E speriamo veramente che martedì voglio questo palazzetto pieno, spero veramente.